Rossi sicuramente sarà quello che vince. A mio avviso vedo Valentino avvantaggiato come passo gara, però potrebbe commettere qualche errore che Graziano non sta facendo, quindi attenzione, perché non è detto, non è detto. Tutte pronte per la finalissima, tensione altissima, i due piloti sono pronti per la partenza, eccoli, scivola moltissimo la ruota posteriore di Valentino Rossi, Graziano punta subito all'interno, ricordiamo, quattro passaggi, l'intero ovale verrà usato sia all'interno che all'esterno, chiude l'anteriore, mamma mia di Graziano Rossi che rischia la caduta, però riesce a lanciarsi velocissimo all'esterno del primo curvone e si porta là con il suo motore là davanti a Valentino che incrocia la linea in staccata, ha cercato un sorpasso incredibile, lo spazio forse non c'era, adesso i piloti andranno ad affrontare con la fine dell'ovale grande, qui bisogna frenare, andare dentro a sinistra, paga tantissimo in termini di staccata la moto di Valentino, di Graziano Rossi, che ovviamente è una moto molto più equilibrata per le curve veloci, linea molto particolare, Graziano taglia subito dentro, riguadagna tantissimo, guardate quanti metri di vantaggio su Valentino che era andato largo alla prima delle due destre, la riguadagna molto Vale che si riporta dentro, ma lì è molto scavata la pista, quindi i piloti hanno difficoltà a tenere la linea migliore, in esterno spalacca tanto Graziano che però dopo ovviamente la ripaga, in termini di percorrenza incrocio di linee, i due quasi si toccano e alla fine del primo passaggio Graziano Rossi non ha intenzione di mollare e si butta all'interno con una pedata, riesce a tenere sulla moto, Valentino è obbligato a dare tutto il massimo che può, dall'esterno di motore riesce ancora Graziano a tenere margine nel lungo rettilineo, poi in staccata Valentino si porta all'esterno, prende una linea diversa per una staccata migliore, qua dalla prima destra giù in discesa, però attenzione Graziano, bravo, riesce a chiudere la linea, Valentino non trova l'arco, ricordiamo siamo a metà gara, che vale dentro, vale dentro, per un pelo non si toccano i due, comunque il Graziano di traverso, si mette nella traiettoria quella giusta, quella che aveva Valentino Rossi, però Vale si porta davanti. C'è veramente tanta, tantissima tensione in questa sfida, siamo a un quarto del secondo passaggio, quindi un giro tre quarti del termine, Graziano Rossi davanti come è entrato forte, lungo Valentino che però guadagna metri ma deve riperdere ovviamente in una linea molto più lunga, adesso è un pochino svantaggiato per la staccata interna di sinistra, Graziano riesce a farla correre benissimo, però Vale con una linea più corta fa meno metri, riesce a portarsi ridosso, spalanca acceleratore, avete sentito il limitatore, qui non c'è traction control, ricordiamolo, i piloti devono gestire col polso destro, con la manetta, l'equilibrio della loro moto, della loro apertura, e stiamo per concludere il terzo giro, Graziano ancora davanti, però va all'esterno, adesso avrà dei metri davanti, però dovrà fare una frenata molto difficile, incrocia la linea, Valentino che l'ha preparata benissimo, e si porta da manuale, da libro, di tecnica, davanti, è uscito fortissimo, mette la moto di traverso, lambisce tutta l'erba esterna, tutte le protezioni di questo motorezza e affronta l'ultimo giro con un ritmo incredibile, non vuole rischiare la volata, non vuole tenersi, Graziano ridosso, tutto protetto verso il ritorno, Graziano cerca comunque di replicare, arriva lungo, mamma mia quanto è lungo Graziano, cerca di mettere la moto di traverso, ma Valentino è determinato, stacca al limite, non lascia metri, non vuole avere il suo avversario alle costole, poco prima del traguardo, ricordiamolo, il traguardo che si troverà all'uscita dell'ovale piccolo, siamo solamente a tre curve dal termine, Valentino, importante il suo vantaggio su Graziano, che non è riuscito a replicare il cambio di ritmo che Vale è riuscito a dare, arriva lungo adesso, in questo momento commette un piccolo errore, ma il margine di vantaggio è importante, mette di traverso la sua moto per l'ultima curva, esce, alza il braccio, e abbiamo, dopo 10 anni, il vero vincitore di Le Rossi, Junior batte Senior. Albi conferma che aveva detto che avrebbe vinto Rossi. Ebbene sì, anche noi lo sapevamo, un Rossi avrebbe vinto. Una gara bellissima, magistrale, divertente, faticosa. Allora, abbiamo dovuto aspettare 10 anni, però adesso dopo 10 anni sappiamo veramente chi è il vincitore tra Rossi Senior e Rossi Junior. Allora partiamo adesso, ci sta raggiungendo intanto Rossi Senior, che è stato tra l'altro protagonista di un bellissimo contatto con Albi. Sorpasso sopra. A destra non ce la faceva. Dopo adesso la regia manderà poi l'immagine dell'accaduto. Quindi a questo punto
avevi ragione anche a mettere il sottocasco ignifugo, perché ci sono state tracce anche di fumo, forse incendio. Ragazzi, io ho esperienza. Le sole. Oh, voglio dire, quanto bisognerebbe pagare esteticamente? La balaclava si chiama. I piloti di Formula 1 la chiamano la balaclava, i piloti di macchine. Cosa vuol dire? Non lo so, invece che sottocasco, balaclava. Ah. Sì, sembra un po' quei sacchetti per mettere le fave così. Madonna, questo è stato un incidente che rimarrà negli annali. Sì. Ma parliamo della gara. Allora, parliamo della gara, non facciamo finta di niente. 10 anni abbiamo dovuto aspettare, finalmente sappiamo chi è il più veloce dei rossi. Il più veloce dei rossi. Allora, hai vinto gara 1 e i commissari di percorso ci hanno detto per due dita. Non so l'unità di misura se può essere interpretabile, ma per due dita hai vinto. A questo punto ci si aspettava che magari di non portare neanche la finalissima. Io credo che te intendevi non portare la finalissima, perché sarebbe stato difficile poi vincerla. Nella finalissima, lottata bene, l'ultimo giro ti ha imposto ritmo, mi sei sembrato un po' in difficoltà. Ho avuto problemi di carburazione, non mi girava più agli alti, e allora nei rettilini mi toccava mettere le marce, quindi ho messo la sesta, però non faceva strada, e così mi ha fregato. Quindi diciamo che è stato puramente un aspetto tecnico. Assolutamente tecnico, sì. Secondo me ci hai girato, perché noi vediamo nel rettilineo guadagnare invece qualcosa, però è stata una bellissima sfida. Valentino, 10 anni. Sì, 10 anni è tanto tempo, e secondo me oggi ha fatto la differenza il gestire le gomme. Io sono riuscito ad arrivare con le gomme un po' più fresche all'ultimo giro, avevo qualche decimo e l'ho speso sul rush finale, e quindi ho vinto io. Sono contento, ringrazio tutti i miei sponsor, ringrazio l'ATM, AGV, Oakley, Dainese, per aver fatto possibile questa sfida. Quindi bellissimo, il Motorrad si è chiusa finalmente dopo tantissimi. Passino altri 10 anni, che prima che ne facciamo un'altra. Mettiamo su nessuno subito un altro, perché io non sono contento, convinto di aver perso. Bene, allora la sfida è di nuovo lanciata, quindi a breve ci potrebbe essere la replica a questa sfida. Ci potrebbe essere la replica. Ok, bene, ci sto. Dal Motorrad di Tavuglia. Due con le gomme nuove, così dopo non trovo le scuse. E con la carburazione, come la metti? Carburazione fatta. Ciao. Dopo una bellissima finale dal Motorrad di Tavuglia è tutto. Mauro Cianchini e Ato Spaci. Alla prossima! Ciao!